Buonasera e bentrovati alla 12ª puntata di Vincere, che per la prima volta si occupa di ciclismo e lo fa con un mito del ciclismo italiano, Beppe Saronni. Buonasera Beppe. Buonasera a tutti voi. Bene, partiamo dalla frase che potete vedere nel nostro studio ed è una frase molto molto significativa. L'ha firmata Beppe Saronni e dice così: la corsa è come la vita, quando pensi che sia finita è proprio allora che comincia la salita. Una frase, come ho detto, di Beppe Saronni, fa eco però ad alcuni versi di una canzone di Antonello Venditti, che è Fantastica storia è la vita, e quando penso che sia finita è proprio allora che comincia la salita, che è Fantastica storia è la vita. Ecco Beppe, partiamo proprio da questa frase. Io sono grande appassionato e stimatore di Venditti, mi è venuta a mente questa frase perché in realtà la corsa è come la vita. Trovi mille difficoltà, mille problemi, mille situazioni difficili. Recuperate queste, ci sono anche momenti di soddisfazione, no? di momenti belli, momenti in cui vinci. E quindi dopo tanta sofferenza, dopo tanta incertezza e tanti problemi, arrivano dei momenti sia in corsa sia nella vita che ti puoi godere anche qualcosa, che hai delle soddisfazioni. Credo che questa frase racchiuda un po' sia, come posso dire, la situazione vita e il bello che c'è anche nelle corse. Che cosa significa vincere in bicicletta, Beppe? Ma vincere una corsa, vincere nel mondo del ciclismo, ma credo in tutto il mondo dello sport, significa raggiungere un obiettivo importante. Dietro a questo obiettivo, lo dicevo prima, ci sono tanti anni di fatiche, di sacrifici e di rinunce, ma però queste rinunce e fatiche, se hai la grande passione, la voglia e ami lo sport che pratichi, alla fine non sono mai rinunce. Sono cose che sopporti facilmente pur di raggiungere l'obiettivo principale, che è quello di vincere. A volte è quello di vincere, a volte è quello di ottenere un buon risultato con la propria squadra, con gli amici, perché il ciclismo è fatto anche di amicizie, di gregari e di ragazzi che sono votati a te e danno tutto a te. Quindi si vince tutti assieme. Ecco, questo credo che sia la cosa più. Si vince tutti assieme. Saronni ha vinto tanto, è un campione del mondo, ha vinto 2 giri d'Italia e tante classiche di primissimo piano come la Milano-Sanremo, il Giro di Lombardia, la Freccia Vallone. E allora che cosa ha significato la vittoria nella sua carriera, nella carriera di Beppe, e come Beppe si è costruito giorno per giorno la capacità di diventare un vincente? Beppe? Ma sono cose che si costruiscono, hai detto la parola giusta, si costruisce una carriera, una vittoria o dei risultati si raggiungono con molto tempo, no? Nello sport non si raggiunge niente dall'oggi a domani, si costruisce tutto facendo una buona vita, un buon allenamento, con dei buoni principi, facendo tutto quello che devi fare, ma lo devi costruire negli anni, nel tempo. Nello sport ci sono degli obiettivi ed è bello per questo. Sport ti abitua ad avere degli obiettivi e li devi costruire nel tempo, facendo il professionista serio, facendo le cose serie, credendo in quello che fai. Ecco, se credi in quello che fai, hai delle capacità, poi alla fine i risultati arrivano. Non è detto che siano i risultati più importanti, perché io ho vinto le corse, ho avuto delle soddisfazioni anche in gare o in attività che non erano quelle più importanti. Magari anche di nuovo una corsa minore, però la soddisfazione di andare d'accordo con i tuoi compagni di squadra, con i direttori sportivi, un assieme importante che ti portano a un risultato, credo che questa sia la cosa poi più bella, più importante, che dia più soddisfazioni. Poi ovviamente la vittoria di conseguenza ti cambia anche un po' la vita, perché
tutti ti riconoscono, hai grandi glorie, hai grandi soddisfazioni, perché no, ci sono anche contratti a livello economico che ti ripagano di tutto questo, però ripeto, queste sono le conseguenze. La prima cosa che ti porta alla vittoria, ripeto, è costruire un'attività ed essere un professionista serio. Vincere, ma non solo vincere, perché bisogna avere anche la capacità di tornare a vincere, come l'ha avuta Beppe Saronni, che ricordiamo ha vinto due giri d'Italia. Ecco, come ci si prepara, come a ripetersi, magari al mondiale, insomma, sarebbe stato importante ripetersi. Per poco è sfuggito il mondiale, per la seconda e la terza volta Beppe Saronni, ricordiamo la grande Goodwood, il primo posto, ma anche il secondo posto a Praga l'anno prima, se non mi ricordo male, poi nell'86 Colorado Spring il terzo posto per 9 secondi da Moreno Argentini, se non ricordo male. Mi corregga Beppe. No, tutto giusto, ma sai, poi i momenti più difficili sono quando perde, quando vinci va tutto bene, no? Grande feste, grande soddisfazione. I momenti più difficili sono come a Praga era l'anno prima, forse era l'anno che andavo più forte, che avevo una grandissima condizione, però in nazionale allora, in quei tempi, c'erano tanti corridori importanti: Moser, Paranchelli, Battaglini, Visentini, Contini, ma tantissimi. E la squadra nazionale italiana, quando perdeva il campionato del mondo, è perché c'era qualche attrito o qualche rivalità interna. Praga, ecco, veramente è stata una corsa persa male, che mi ricordo ancora oggi. Fortunatamente l'anno dopo tutto è andato bene, c'è stata una grande soddisfazione, una vincita. Ripeto, ho toccato un punto fondamentale: quando si vince va tutto bene, tutto bello e tutto facile. I momenti difficili, quando si perde. Quando si riesce a superare i momenti difficili e quando perdi, cresci mentalmente e ti formi un carattere ancora più importante per affrontare le sfide che verranno. Quindi sia la perdita, che scoccia molto ovviamente, sia la vittoria ti fanno crescere. E ovviamente ricordo bene le vittorie, perché quelli sono i momenti più importanti. Bene, io direi di parlare anche un po' di attualità, ma di rimanere sempre in tema di vittorie e anche di capacità di ripetere la vittoria. Il colombiano Egan Bernal ha vinto il 104° Giro d'Italia, che si è concluso domenica scorsa, e nel 2019 aveva vinto il Tour de France a 22 anni, no? Bernal ha raccontato di essere stato aiutato da Dave Braceford, che è il general manager della Ineos Grenadier, e che l'anno scorso gli aveva detto, per trovare la forma migliore devi solo stare tranquillo e divertirti, no? Cioè lo ha invitato a correre con istinto, ma soprattutto a tornare a divertirsi in sella. Ecco, Beppe, il segreto anche della correre ancora per vincere, del rinnovare le vittorie, sta proprio anche nella capacità di divertirsi stando in sella, perché noi vi vediamo fare delle fatiche mostruose, insomma non sembra che voi vi divertiate magari in tappe massacranti. Beppe, commenta. Certo è così. La capacità di divertirsi e di trovare ancora questa soddisfazione, questo divertimento nel fare ciclismo quando sei professionista non è facile, perché dopo qualche anno diventa un lavoro, diventa una professione, quindi divertirsi ancora e trovare certi stili non è facile. Il problema quando sei professionista da qualche anno è proprio questo: l'attività. Questo tipo di attività, questo tipo di sport è veramente difficile. Devi avere una capacità, una preparazione, una dedizione, una passione veramente importante. Gli allenamenti, i carichi di lavoro, il rimanere via da casa, sono tutte cose veramente difficili e complicate che stressano e mettono
sotto pressione veramente in modo notevole. Quindi tenere un po' di spazio per il divertimento con i compagni di squadra per divertirsi e giocare, tra virgolette, ancora ad andare in bicicletta, questo è fondamentale. Purtroppo non tutti ci riescono e sempre di più corridori si finiscono mentalmente. E quindi una volta finiti mentalmente tu perdi anche la grande convinzione e la grande capacità di ottenere risultati. Però purtroppo oggi lo sport in generale, ma soprattutto il ciclismo, è talmente complicato, talmente difficile che ci sono tutti questi problemi. Ecco, Beppe è anche un dirigente sportivo di altissimo livello, general manager della UAE Emirates. Ecco, com'è il lavoro quotidiano con i corridori, nel motivare i corridori, no? E parlaci anche un po' del prossimo Tour de France che vi vedrà sicuramente protagonisti. Lo spero, diciamo che il mio compito è quello. Io sono abbastanza lontano in questo momento dai corridori, più vicino di me sono i direttori sportivi, però è chiaro che ho un contatto non giornaliero con i ragazzi e devo dire anche che ultimamente ho avuto delle grandi soddisfazioni perché uno dei corridori più importanti che troviamo oggi nel mondo del ciclismo è Pogačar. Abbiamo avuto la fortuna di metterlo sul contratto ancora 4 anni fa, quando era ancora un ragazzino. Tra l'altro, sono anche molto felice perché ricordavi il Giro d'Italia e ho visto che un altro ragazzo che avevo trovato qualche anno fa e che sta andando molto bene, è un ragazzo giovane, tra l'altro dalle nostre parti, questo fa ancora più piacere, ed è Alessandro Covi che si è messo in luce veramente bene in questo Giro d'Italia. Diciamo che il lavoro attorno ai corridori, la preparazione e la programmazione è la parte più importante perché il pubblico, i tifosi vedono le corse, vedono i ragazzi alle corse, ma dietro c'è un lavoro, un grandissimo lavoro di preparazione, di organizzazione, di programmazione. Quando tutto funziona bene e ci sono dei risultati, è chiaro che siamo tutti felici, contenti di aver fatto un gran lavoro. La squadra del Tour, ovviamente, i migliori corridori li stiamo organizzando e preparando per il Tour, perché lì parteciperà proprio Pogačar, il nostro, diciamo, ragazzo leader. E sarà la punta del tour, l'ha vinto l'anno scorso, quindi siamo tutti impegnati a mettergli di fianco e vicino dei corridori capaci per poterlo aiutare a far bene un'altra volta al tour. C'è tanta programmazione, c'è tantissimo lavoro dietro a una squadra, dietro a questi ragazzi, perché oggi niente è lasciato al caso, è tutto studiato, tutto preparato, tutto programmato. Però quando ti trovi con questi ragazzi, ci parli di tutti, scambi delle opinioni, poi alla fine il rapporto umano è sempre comunque bello e importante. Una breve battuta vorrei da Beppe sugli italiani. Filippo Ganna ha vinto 5 cronometro consecutive al Giro e ha battuto il record che era del rivale storico di Beppe Saronni, Francesco Moser. E poi, vabbè, insomma, ci ha fatto emozionare molto Damiano Caruso alla penultima tappa. Poi è secondo della classifica generale a 1:29 da Bernale. Ecco, Beppe. Sì, no, direi che i ragazzi italiani comunque tutto sommato hanno fatto bene, si sono fatti vedere, sono stati protagonisti. Caruso, un grandissimo secondo posto, se lo meritava, è un ragazzo che ha sempre lavorato per tanti capitani, quindi nella sua carriera io credo che un secondo posto in un grande giro sia qualcosa di veramente importante. Beh, Filippo Ganna è passato con noi ed è un ragazzo veramente importante, talentuoso. Nelle cronometro è il corridore di questo momento, è qui, anche lui è qui vicino a noi, è solo dall'altra parte del Lago Maggiore. Fosse stato da questa parte, forse era meglio, ma insomma non possiamo lamentarci. Ma direi che il giro è stato veramente interessante, bello. Come dicevi tu, alcuni ragazzi giovani italiani si sono messi in luce e sono stati protagonisti. Speriamo che ci sia un prossimo italiano che possa lottare con i Bernal o i Pogačar per una vittoria di grande corsa d'acqua. Bene, grazie Beppe, un caro saluto da vincere, ci ha arricchito averti ospite questa sera. Grazie.
Grazie Beppe, grazie. Grazie anche a tutti voi cari telespettatori, l'appuntamento con Vincere per mercoledì prossimo. Arrivederci e grazie.